Il codice sconto Jaxxed ora vale il 15% in più. Vai su fandomia.com e approfitta subito di questa offerta. Link in descrizione e nei commenti. E ci siamo, nuovo trailer di Secret Invasion. Vediamo subito cosa ci propone questa nuova serie che sembra essere finalmente un qualcosa di diverso, fresco e che potrebbe risollevare un po' la Marvel dagli ultimi prodotti, un po' così così. Vediamo subito, vediamo. Fury, da quando sei andato via, le cose sono precipitate. E infatti da parecchio che non c'è più Fury, ma proprio da parecchio. Perché credi che sia tornato? È tornato! Non sei nelle condizioni di affrontare questa battaglia, amico mio. È un fatto personale. Cos'è quella tomba, Siamo in scusami? pochi a conoscere le guerre che hanno sfiancato il pianeta, combattute nell'ombra. Che è sta roba? Ti senti colpevole? Dove sono gli Avengers? È una guerra che devo combattere da solo. Qui ho un look diverso. Sei la persona più ricercata sul pianeta. Ah, c'è pure Rudy. Eh Non sì. sai cosa hanno in mente per te. Il grande Nick Fury. Wow. Cazzo è Venom quella. Un'ultima battaglia. Non male, non male, non male, non male, non male. Anche se non è la prima volta che dico non male per un prodotto dell'MCU, però speriamo, ragazzi. È chiaro che ogni volta uno spera bene. Comunque qui. Nicholas J. Fury. Cioè, non ho capito. Pensano che sia morto Nick Fury? O è tipo la tomba del padre? Non ho capito. Vabbè, comunque, in ogni caso, c'è una bella atmosfera. C'è una bella atmosfera. Nick, tanta roba come sempre. Come detto, è da un po' che non lo vedevamo. Veramente da tantissimo. Praticamente la scena post-credit di Far From è da lì che non si capisce che cavolo sta facendo. E adesso vedremo, ragazzi. Vedremo questa serie legata molto allo spionaggio. Che quindi propone effettivamente un qualcosa di un po' diverso. Un qualcosa un po' più in stile The Winter Soldier. Quindi molto seria. Quindi in teoria poche cazzate, poche stronzate. Insomma, un prodotto interessante, si spera. Ma chiaramente, ragazzi. Ripeto, non è la prima volta che un trailer mi convince e poi alla fine il prodotto non è niente di speciale, perché ripeto, è già successo anche con altre serie, con altri film. Però, insomma, il mood Nick Fury, questa atmosfera sembra un po' diversa dal solito. Speriamo che alla fine sia un po' come sembra. Alla fine questo trailer, ragazzi, non spoilerà moltissimo. Sappiamo che la trama ruota intorno agli Skrull, che si vogliono inserire all'interno degli alti ranghi. Gli Avengers non ci sono più. E insomma, Nick Fury qui dovrà cavarsela da solo. Quindi voglio proprio vedere cosa accadrà. Da capire anche questo cambio di stile che ha, passa dal classico benda sugli occhi e pizzetto a barba lunga, senza benda. Insomma, qualcosa è cambiato, ragazzi. Qualcosa è cambiato in Nick. Vediamo cosa è successo di preciso. Sono curioso. Intanto c'è da aspettare ancora parecchio, ragazzi, 2 mesi, no, quasi 3 in realtà, se vogliamo, perché esce a fine giugno. Però, tante ragazzi, speriamo che l'attesa valga la pena. Speriamo che quest'anno Marvel sistemi un pochettino quello che non ha sistemato negli ultimi anni. Vediamo, sono molto curioso. Fatemi sapere voi cosa ne pensate. Iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.